Questo programma è offerto da Prato Service. Oltre 30 anni di esperienza al vostro servizio. Prato Service. Telefono 0574 26 702. Sono sempre qui a Villa Guicciardini, non mi muovo, ormai ho preso possesso di queste cucine e sono sempre qui. Oggi vo a fare una ricetta veloce, economica, perché andremo ad usare i fegatini di pollo, che via, non costano niente, però rendono molto, cucinati in un determinato modo. Procediamo. Io prendo del burro e lo vado a mettere nella teglia, nella padella. Poi prendo le cipolle, sposto un po', metto qui le cose che mi servono via via, queste cipolle, un filo d'olio insieme al burro, così. E prendo le cipolle e le vado a tritare. La cipolla è importante, nel fegato la cipolla tende a alleggerire il sapore forte del fegato. Però ogni tanto cambiare, invece dei fegatini fatti nei crostini, ci si fa il sughino. Io, ve lo ricordate, ho fatto anche il risotto, se voi andate a vedere nelle ricette, quelle più vecchie, nelle puntate più vecchie, c'è anche la ricetta del riso, famoso riso della Polda, con i fegatini. Se ne fa un'altra. Profumino burroso. Intanto ho messo l'acqua sul fuoco, Così. E si fa appassire bene.
allungandola con un po' di brodo. Poi ci si mette guanti, si prende fegatini, questo prendo i fegatini di pollo che abbiamo pulito, questo mi è rimasto un po' sporco, tolgo, aspetta, così. Si fanno a pezzettoni. Pezzettoni grossolani, Se ci avete anche cuori del fegatino va bene lo stesso, I cuori, il rognoncino. Queste sono le ricette. Le ricette contadine di una volta che facevano con. Quando ammazzavano polli, tacchini, conigli, le facevano con i fegati e veniva un ragù buonissimo. Ecco qua, prendo la farina, li vado a infarinare leggermente. Intanto accendo l'acqua per bollire le pappardelle, ecco qui, vado a infarinare i fegatini, così infarinati leggermente, e li butto qua. Così. Si gira. Ora sale e pepe. Me lo posso togliere. Sale e pepe. Qua bolle. Pepe abbondantino, pepe. Si amalgama bene. Si fanno andare così, poi si allungano con un po' di vino bianco.
si copre, si lascia cuocere, si lascia evaporare il vino e poi si porta a cottura con un po' di brodo, piano piano. Ecco qua, è cotto, vedete com'è venuto cremoso. Ora intanto io avevo buttato le pappardelle, sono pronte, si tirano su e si vanno a saltare insieme a fegatini. Così, ecco. Ecco qua. Pronto. Si amalgama un po' così. Di modo che le pappardelle succhino tutto il sughettino e si va a impiattare, bello e pronto. Io gli darei una spolveratina di prezzemolo, che ci sta bene, anche questo, e ora si va davvero a impiattare. Si va a mettere le pappardelle, guardate che bel piatto. Questa è una porzione per tre persone che mangiano normale, per due che mangiano un po' di più e per uno gran mangiatore. Un filino d'olio, un po' di prezzemolo. Eccoci qua, siamo pronti, fumante, noi ci si vede domani alla solita ora, sempre qui da Villa Guicciardini, nelle cucine di Villa Guicciardini, TV Prato, prima del TG, canale 74 del digitale terrestre. Mi raccomando, fate queste ricettine perché le sono veloci e buone, guardate, pronto per andare a tavola! Ciao! Buon appetito! Questo programma è stato offerto da Prato Service, oltre 30 anni di esperienza al vostro servizio. Prato Service, telefono 0574 26 702.